Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Il caffè dei Costanti dunque va a Patrizio Bertelli, l'asta è andata a buon fine, la somma è pari a 1.600.000 euro. Dopo i dettagli a settembre la riapertura, quindi dopo la buca di San Francesco anche il caffè dei Costanti va in proprietà a Patrizio Bertelli. Sono negativi alla Legionella gli esiti dei campionamenti effettuati dal servizio di igiene della ASL Toscana Sud-Est sull'acquedotto di Arezzo. I risultati sono stati comunicati al sindaco. Le analisi sono state compiute dall'ASL al deposito centrale in Fortezza, mentre il gestore ha controllato tre fontanelli in città. Tutti hanno dato esito negativo e quindi una notizia sicuramente positiva. Cresce l'attesa per il ritorno in campo dell'Arezzo. Sabato la squadra di Indiani giocherà a Poggibonsi contro il Grosseto. Ieri anche il presidente Manzo ha seguito l'allenamento al campo Lebole insieme all'amministratore delegato Selvaggio, al direttore generale Giovannini e a Nello Cutolo. Tutti a disposizione di Indiani tranne lo squalificato Settembrini. La partita si giocherà come è noto a Poggibonsi per la squalifica dello stadio Zecchini. Sarà giocata a porte chiuse e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva dalla nostra emittente. Queste erano le nostre breaking news.